Il marciapiedi è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rilasciato. False. Perché il marciapiedi è riservato solo per pedoni, non per veicoli. Lungo le corsie di canalizzazione. È possibile che nella corsia di destra si circola ad una velocità superiore a quella di sinistra. False. Perché corsi di canalizzazione, velocità sempre basso, deve essere basso, perché curva, bisogna andare a destra e a sinistra, quindi quando curva non può essere veloce. Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità, procedendo con quella rallenti, dopo un loro uso prolungato, per evitare di scaricare le batterie. Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità, procedendo con quella rallenti. Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità, procedendo con quello rallenti, dopo un loro uso prolungato, per evitare di scaricare la batteria. Posso. Non può evitare scarica la batteria. Nell'inversione di figura, l'ordine di transito dei veicoli è S e D contemporaneamente B L. Nell'intersezione di figura, l'ordine di transito dei veicoli è S e di contemporaneamente. BL. False. Perché prima deve andare S, poi B, poi L, poi D. Listivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringi per evitare l'aggancio alle pedivele dei motocicli. Stivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringi per evitare la aggancio alle pedivele dei motocicli. Vero.
Il segnale raffigurato indica corsia di destra chiuso per manutenzione stradale. False. E questo simbolo significa che lavoro stradale, quindi forse corsia di sinistra è chiuso, bisogna passare da destra. In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia. In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca. False. Questa simbolo significa è curva. Quindi quando è curva deve rimanere sempre, si curva a destra, bisogna rimanere a sinistra, si curva a sinistra, bisogna rimanere a destra. Non è che deve stare in striscia di messa. Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica attrezzata per il cambio di olio. Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica attrezzata per il cambio di olio. Falso. Questo simbolo significa se qualcuno fa fare sosta. Quindi forse polizia portano via. Il segnale raffigurato indica la fine della prescrizione, accidentamento imposto. Però la fermata è vietata allo sbocco dei passi carabile. La fermata è vietata allo sbocco di passo carabile. Falso. Passo carabile puoi sostare. Non puoi sostare. Passo carabile non puoi sostare, ma puoi fermare. Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere, deve controllare che non sopraggiungono veicoli. Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta. È vero. Gli specchi retrovisori contribuiscono alla visione panoramica del conducente. Gli specchi retrovisori contribuiscono alla visione panoramica del conducente. Però il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale. È vero perché è giallo. Giallo significa che stanno lavorando sulla strada. Vero. La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostensione stupefacente. La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Vero? Nel caso di intersezione,
a distanza inferiore a 50 metri e segnale mobile triangolo di pericolo deve essere posto dietro ai veicoli nella posizione più idonea ad essere avvisato nel caso di intersezione. Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri. Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale mobile triangolo di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione più idonea all'essere. Però, la distanza di sicurezza non dipende dal tipo di alimentazione del motore benzina. È vero. Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenzio, si va rovinando, vero? Si deve circolare con veicoli a due ruote su una carreggiata a circolazione promiscua veicoli tram, ebbene sia possibile circolare con entrambe le ruote. False. Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna temporare la ferita, soccorso. In presenza del sindaco raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza. False. Il sorpasso è vietato sulle curve e sui dossi delle strade a senso unico. Forse puoi sorpassare in curva e dosso. Sì, strada a senso unico, ma se doppio senso non puoi sorpassare. Isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si può circolare, vero? Il delineatore raffigurato è un pannello. Il delineatore raffigurato è un pannello distanziometrico posto vicino al passaggio a livello. Questo segnale significa una galleria, senso unico. Incontrollando il semaforo in figura è consentito il passaggio poco prima che si Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio poco prima che si accende la luce verde. Perché sia già accesso quello che è rosso al fosso, che sempre quando vede verde, dopo puoi passare. Prima no. Per spuntare una ruota da sostituire bisogna fissare il Martini di Crick in un punto qualsiasi le longhirone del veicolo. False. Quando assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, è possibile continuare ad usare il veicolo solo se si è disposto a pagare
assolutamente degli arrigati, quando assicura sulle pallone possibilità simile a scaduta di validità. È possibile continuare ad usare il veicolo solo se si è disposti a pagare parzialmente gli eventuali danni falsi. Il segnale raffigurato non vale per taxi, falso. Questo segnale vale per tutti. Taxi, filobus, autovettura, tricicli, quadricicli, ciclomotore, tutto valido. Il segnale raffigurato produce un attraversamento ferroviario senza barriere. False. Il segnale raffigurato produce un sensorico false. Quando in un giorno di pioggia si deve transitare un rotaio del tram o su tubi pesanti sulla carreggiata, stando alla porta di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di trasferire sopra. Forse. Vediamo quanto. Ah, solo uno errore. Quale lungo le corsie di canalizzazione? Lungo le corsie di canalizzazione è possibile che nella corsia di destra si circola una velocità superiore a quella di azione. Ok, vero. Quindi questo deve essere vero. Ciao, grazie.